Sono risultate tutte negative al Covid-19 le 11 persone venute a contatto stretto con la 18enne pisana che la notte tra l'8 e il 9 agosto è andata a ballare a Seven Apples di Marina di Pietrasanta per poi scoprire di aver contratto il coronavirus. Sono i primi risultati dei tamponi di massa che la ASL Toscana Nord-Ovest ha disposto. 726 dei giovani presenti in discoteca quella notte hanno chiamato per fare i test, che saranno elaborati fra il 15 e il 16 agosto. Mentre la ASL si difende dalle accuse di ritardi nella comunicazione del contagio, ribadendo che se il locale avesse tenuto i registri dei clienti tutto sarebbe stato più veloce, scoppia il dibattito sulla chiusura delle discoteche, che è la posizione del governo e anche del presidente della regione toscana Enrico Rossi, che per adesso con la nuova ordinanza ha solo reso obbligatorie le norme che prima erano facoltative, in attesa che venga presa una decisione valida per tutte le regioni. Sul fronte dei controlli si è detto contrario ad una militarizzazione della movida il capo della polizia Franco Gabrielli, intervenuto ieri al caffè della Versiliana. Io non ho nessun problema, guardate, se l'autorità politica mi dice benissimo, dai disposizione a tutte le forze di polizia di cominciare ad andare nelle discoteche e a fare un'attività di controllo massivo, io credo che gli effetti sarebbero devastanti. Perché se questo paese non riparte, anche da un punto di vista delle attività produttive, delle attività, questo paese, altro che grattarsi in testa, altro che questione di piazza. Che facciamo? Entriamo nelle discoteche, cominciamo con il metro a vedere quanta distanza c'è, le mascherine, le cose. Io credo che sarebbe la classica, il classico rimedio peggiore del male che in qualche modo si vuole in qualche modo cercare di risolvere. Credo che in questo, mai come in questo momento esista un tema di responsabilità personale. Il caso Seven, intanto, ha già ridotto le prenotazioni nei locali e nelle discoteche della Versilia per il ponte di Ferragosto, come conferma Emiliano Cerri, presidente provinciale del SILB Confcommercio, che invita tutti i gestori a rispettare i protocolli. È vero che è quasi impossibile far rispettare 2 metri di distanza, ammette, ma tenendosi alle disposizioni, prosegue, i locali restano luoghi molto più sicuri e controllati di qualsiasi ritrovo in piazza.